Mi trovo in uno dei centri di Virgin Active per un evento dedicato alla salute, alla nutrizione e allo sport promosso da Medical Proforma e Blue Dental Clinic. Due i temi centrali di questa giornata: prevenzione dell'infortunio sportivo e incremento delle performance, e nutrizione e genetica. Conosciamo e approfondiamo di più queste tematiche insieme a diversi professionisti intervenuti. Prevenzione dell'infortunio sportivo e incremento delle performance, questo è il titolo dell'incontro di questa giornata. In breve, di cosa avete parlato? Innanzitutto, che cos'è l'agnatologia? L'agnatologia è quella branca dell'odontoiatria che si occupa dello studio della masticazione e dei problemi legati alla masticazione stessa. Nel caso degli sportivi, come l'agnatologia si integra al discorso posturale e del lavoro muscolare? Questo perché? Perché la mandibola è al centro di un sistema generale, il sistema corpo, e quindi subisce le influenze ed influenza a sua volta tutti i sistemi, dalla testa fino alla punta del piede. E quindi in tal senso, in questo discorso, l'utilizzo di un dispositivo orale, come può essere il bite, ha l'obiettivo di risimmetrizzare la funzionalità delle catene muscolari e quindi di conseguenza migliorare le performance nello sportivo. Abbiamo visto durante la vostra dimostrazione come veramente attraverso l'utilizzo del bite migliora l'equilibrio, migliorano anche la tonicità dei muscoli, quindi lei consiglia il bite quando e soprattutto anche per lei quali sono i primi accorgimenti per utilizzarlo? Allora, consiglio il bite a tutte le persone, ma soprattutto a chi comunque fa attività fisica, perché il bite non solo serve per un riequilibrio posturale e a livello corporeo, ma anche in realtà per dare una nuova tonicità a livello delle articolazioni, per prevenire i rischi di infortuni e per aiutare tutto il corpo a ritrovare un equilibrio. Dottore Sarasi, oggi abbiamo parlato di nutrizione e genetica. Innanzitutto, quanto è importante parlare oggi di alimentazione? È fondamentale perché sappiamo che un terzo di tutte le nostre malattie può essere corretto da una sana e adeguata alimentazione. È un'alimentazione che deve ripercorrere un po' quelle che sono state le nostre tradizioni. I cibi che mangiamo adesso sono molto modificati, non sono stati tarati per la nostra genetica, che ha invece dei fabbisogni non modificabili così rapidamente come invece è accaduto per questi alimenti. Dobbiamo un po' ripensare all'alimentazione, non soltanto per darci una forma fisica adeguata, ma soprattutto salute, qualcosa che è raggiungibile da ognuno di noi a portata di mano, basta conoscere quelli che sono i precetti per una giusta alimentazione. Ci vediamo al prossimo appuntamento e intanto seguiteci sul nostro sito.